Allora, io mi scuso, ma faccio una cosa che non desidererei non fare, cioè vi leggo una cosa. Perché? Perché ci sono due capitoli su Kant nel libro di Holmes, in questa storia della dialettica, intitolata Unità e contraddizione, e non pubblicata in Italia. C'è Fusaro. E è di un'estrema chiarezza. Io proprio, come raccontavo a Mirko, mentre stavo traducendo un testo di Hutt, traducevo anche un testo di Andras Goethe, tutti e due in tedesco, Andras Goethe è ungherese, e chiedevo a Hutt perché il tuo testo è, mi appare semplice, chiaro, quello di Goethe no. Cioè, perché Goethe non è tedesco e quindi tende piuttosto a ricercare una eleganza dello stile, mentre io cerco di parlare, come dire, in maniera da essere più facilmente compreso dai miei stessi concittadini. E allora, traducendo, lui stesso spiega sé, va bene? E però vale la pena, perché? Perché appunto questo problema del passaggio allo stato moderno, allo stato politico, voi ricordate che Marx parla dello stato moderno come lo stato politico, nel senso che lo Stato che si è emancipato dalla religione e, per esempio, in Prussia, dove lo Stato ancora si definisce uno Stato cristiano, bene, si tratta di una formazione statale ancora di tipo medievale. Lo Stato moderno è laico, è emancipato dalla religione, è emancipato dalla proprietà, e questo proprio per consentire appunto al singolo di difendere la propria proprietà e o difendere la propria libertà di coscienza. Il che evidentemente, appunto, lo sappiamo, implica che intanto un aspetto fondamentale dello Stato moderno è il rapporto con la religione. Si deve emancipare dalla religione, il che significa che viene da una storia in cui politica e religione sono invece strettamente connesse. E anche lo Stato è giustificato religiosamente, nel senso che il potere è lo strumento della provvidenza per realizzare il piano salvifico che è costituito dalla storia. E quindi la scansione, no? Creazione, Adamo ed Eva, peccato originale, cacciata e riconquista da parte dell'uomo di una condizione accettabile agli occhi del nostro Signore Gesù, Spirito Santo, eccetera. E anche dalla Madonna, però. Fare il maschilista, no, è importante perché in realtà il Dio dei cristiani, primo, nasce come tantissimi dei senza sesso. Cioè a tutti e due i sessi in realtà, solo progressivamente diventa maschietto e
la traccia di questo sta nel culto della Madonna che hanno i cattolici, che è un cultone, insomma, no? Ma che ammazza la Madonna. Perché la traccia di questo sta nel culto della Madonna? Non eh sì, nel culto della Madonna è così forte proprio perché la Madonna in realtà era il lato femminile, ah, no? Sì, e sì, il lato sì, maschile era quell'altro. Quell'altro non so il nome, se era Dio, lo Spirito, non so, mi informato. Anche se appunto la Madonna e Dio è Dio. Però il culto. La Madonna, che buon incredibile. Può darsi, dice, ammazza e culta la Madonna. Che ne sai? Vabbè. Allora, io vi leggo e ogni tanto interrompo per alcuni minimi chiarimenti. Questa è una traduzione di Olson. No, vabbè. È unità e contraddizione. Dialettica. Che bel volume. Questo è il secondo volume, quindi c'è sì, e anche un terzo. E lui parla di Cantley. Il secondo. E quindi il terzo parlerà di Hegel. Sì. Non tradotto in Italia. Sì. No, non tradotto in Italia, ma. E questa è un'autentica storia della dialettica, di tutto quanto, quindi anche il 400, 500. Dall'antichità parte, da, come? Parte dall'antichità? Parte dal Rinascimento. Ed è molto bello anche perché lui vede le influenze che la dialettica ha avuto nella concezione dell'arte, lui ha scritto anche una storia dell'arte. E si sofferma nella descrizione di certi monumenti tedeschi che riflettono sul clima. Allora, tra i più diffusi pregiudizi c'è quello secondo il quale il pensiero dell'illuminismo sia astorico. Questa scuola ce l'hanno detto mille volte, no? Perché anche negli eventi ricerca sempre la ragione ed in ogni caso richiama una ragione non storica ma di portata generale. Quindi la ragione ricercata nella storia non ha caratteristiche temporali definite. È la ragione in generale. Conseguentemente l'illuminismo non sottopone gli eventi a criteri storicamente relativi. Era lo storicismo del XIX secolo che affermava la dicotomia tra ragione e storia e quindi negava la dimensione storico-filosofica del pensiero illuministico, la quale già dava segno di sé nella controversia sulla querelle. La querelle è quella discussione sulla superiorità o meno degli antichi rispetto ai moderni. Senza la quale, Querelle peraltro, non si dava alcuna enfatizzazione della modernità e del progresso. Quindi,